Allora, praticamente il segreto del B-Side, ormai per quanto riguarda me, da 4 anni a sta parte, organizzo sia il mercoledì che il venerdì notte, semplicemente il puro e sano divertimento, una musica facile, commerciale, le hit che si ascoltano più o meno in tutte le radio, tanto sano divertimento, tutto qua. Perfetto, le vostre serate di punta sono il mercoledì, quindi è il venerdì. Beh, diciamo che comunque le serate di punta del B-Side sono mercoledì, venerdì, sabato e domenica. Per quanto riguarda me, sono il mercoledì e venerdì. Perfetto, e come generi musicali spaziate? Cosa proponete? Commerciale principalmente? Che generi? Allora, spaziamo dal reggaeton al revival all'italiano, alla commerciale, tech house. Diciamo che andiamo su tutti quanti i generi musicali. Garantite il divertimento assicurato. Grazie. Adesso siamo qua con Alessandro. Dopo esserci occupati della musica, ci occupiamo del bere. Con questo improvviso caldo estivo, quali sono i cocktail che vanno per la maggiore? Beh, comunque resteranno sempre il Mojito e Cuba Libre per l'estate, comunque vanno per la maggiore, e comunque da noi va tantissimo Long Island, che è un cocktail che va per la maggiore. Poi ti rimarranno sempre i pestati con la frutta e tutte le robe estive proprio. Quindi si beve abbastanza. Si beve bene. Abbastanza, per fortuna, sì. Di qualità. Quello è l'importante, bere bene di qualità. Perfetto, voi ci mettete la passione. Noi la passione ce la mettiamo sempre in tutto quello che facciamo. Perfetto. E la gente va di apprezza questo. Grazie, ciao. Siamo qua con Anna, la titolare di Curves. Cosa possiamo chiederti? Cosa offri a queste donne per diventare magre per l'estate, per essere in forma? Innanzitutto una palestra alternativa, solo per donne, con un circuito che dura 30 minuti. E perché no? Anche un po' di festa, no? Ogni tanto organizziamo questi eventi particolari dove tutte si divertono, e quindi questo aiuta un po' anche a fare gruppo, perché alla fine si cerca anche questo, no? Esatto, partecipano con piacere, sono numerose qui questa sera, assolutamente, vedo. Assolutamente. E nel tuo programma cosa offri? La tua palestra come mai si distingue, al di là di essere una palestra per donne, che sicuramente è diverso da quello che viene offerto un po' in giro? Curves, sì, oltre al fatto di essere una palestra per solo donne, offre un circuito da 30 minuti che va proprio incontro alle esigenze del corpo della donna, quindi andiamo a toccare i punti più critici che a tutte un po' noi interessa, e soprattutto va incontro anche al fatto che abbiamo poco tempo, quindi questo direi che è proprio un'arma vincente. Ottimizzi, esatto, queste due. E le affluenze in questo periodo per la prova bikini aumentano? Le donne sono sempre pigre? Cosa ne pensi? No, adesso diciamo che già dopo Natale si ha la prospettiva della prova costume, adesso poi più che mai inizia a essere belle giornate, quindi insomma sono tutte indiavolate, dico io, a venire in palestra. È un'idea di successo quindi che ti ha portato ad aprire un altro punto vendita, se non sbaglio, sì. Sei soddisfatta? Assolutamente, noi siamo qua al Terminal Nord, nel Palazzo Blu del Terminal Nord, e poi da due anni anche con mia sorella all'Auzacco, quindi sì, soddisfiamo le donne di Udine Nord e di Udine Sud. Perfetto, le aiutate a mettersi in forma per l'estate. Certo. Siamo qui con Mino Franciosa, l'ospite della serata, voluto da Curves come appunto personaggio. Diciamo che lui è molto affezionato al web, perché è proprio nato sul web. E cosa diresti te per farti conoscere dal nostro pubblico? Ciao, sono Mino Franciosa e questo è il mio provissimo video, è quello con cui presento i miei video sul web. Sono nata sul web nel 2010 grazie al video Waka Waka che ho pubblicato e ho ottenuto 2 milioni e mezzo di visualizzazioni, e da lì poi sono diventata una webstar conosciuta in tutta Italia.
Italia e ho continuato a fare video sempre cliccatissimi, e poi ho fatto anche TV dalla Italians Got Talent, infatti noi ti ricordiamo anche per questo. Esatto, ho fatto Italians Got Talent, sono arrivato nella serata pre-semifinale e dalla Mediaset poi sono passato in Rai, ho fatto un programma su Rai 2, Italia Coast to Coast col Trio Medusa e Laura Badale, sei io ero il protagonista principale di tutta l'edizione di questo programma. Caspita, e quindi questa sera noi cosa offrirai? Vuoi darci qualche anticipo? Cosa farai per far divertire tutte queste donne? Beh, la gente mi conosce grazie ai miei balletti che faccio in camera, no? Quelli molto amatoriali, caserecci, quindi ballerò i miei successi del web, l'SCPego, il Takata, Gagnamo Style, farò divertire, sarò il Mino Franciosa della situazione, quello molto casereccio, io sono pugliese, pensate voi, caloroso, molto caliente, e farò riscaldare questa movida udinese. Quindi animerai questa serata a Curves con le donne che ti hanno portato, mi hanno detto a vedere il Friuli in questi giorni, e sei pronto per farci divertire? Esatto, grazie a loro, ad Anna e Michela, ci siamo spostati durante la serata in limousine. Assolutamente. Quindi il top, e dopodiché ci spostiamo in discoteca qui a Club Apelle, dove c'è già tanta gente che mi aspetta, quindi immaginate, ci sarà un sacco di gadget, butterò un sacco di gadget, farò autografi, foto e poi tanto divertimento, farò divertire tutti. Su questo non abbiamo dubbi. Siamo pronti per la serata e buon divertimento. Sì, noi andiamo. Ciao. Ciao. Siamo qua con Master D, il DJ della serata. Hai visto quante donne, quanta gente, anche se è così presto, proprio per le donne di Curves. Proprio emozionato e un po' di ormonella, si può dire. Beh, tutte queste donne. Però ho visto che non accettano uomini, come mai? Perché è una palestra per sole donne, per meglio. Solo donne. Che non vogliono uomini che disturbi. Esatto. Beh, tu le farai divertire questa sera però. Sei pronto? Sì, mi auguro di sì, di farcela insomma. Per adesso va bene. Però non si sa mai come va la strada. Ma qual è la musica che quest'anno va per la maggiore? Ma è come sempre la commerciale. Anche se come tu ben sai, il reggaeton sta ancora continuando ad essere richiesto. Il reggaeton va per la maggiore. L'importante è divertirsi e ballare. Infatti questo Club Apelle è sempre pieno nonostante gli anni, le stagioni. Riscuote sempre successo e ci si diverte, come sai. Tu quindi come genere musicale vari molto. Qual è il tuo genere? Il mio genere è un po' più progressive, un po' più aggressivo, diciamo, da uomini, però è importante vedere la gente che si diverta. Non mi interessa che la musica sia reggaeton, italiana, tecno, l'importante è divertirsi. Va bene, allora siamo pronti per divertirsi.